È martedì 2 ottobre, buonasera a voi tutti, ben ritrovati dall'informazione di Vercelli Web TV. Primo passo sabato mattina a Vercelli per preparare la città alle celebrazioni di Città Europea dello Sport 2019. Al piccolo studio della Basilica di Sant'Andrea, l'amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti delle società sportive per incominciare a stilare un possibile calendario degli eventi in programma nel 2019 e realizzare un atlante con le schede relative a tutte le società vercellesi che si occupano di sport. Sentiamo a riguardo l'assessore Andrea Coppo. Assessore Coppo, adesso voi vi recherete prossimamente a Roma e a Bruxelles. Sì, diciamo che i prossimi appuntamenti sono a Roma per ritirare la ciotola, che è il simbolo della Città Europea dello Sport, che resterà per sempre nel comune di Vercelli. A Bruxelles invece, alla fine di novembre, per ritirare la bandiera che ci consegnerà il Parlamento europeo, che verrà esposta in città per tutto l'anno 2019 e poi sarà riconsegnata al Parlamento europeo. Questa prima riunione di oggi a che cosa sarà propedeutica? Questa è una riunione di tutte le associazioni sportive di Vercelli, che sono più di 100, che quotidianamente fanno sport sul territorio. Quindi ci è sembrato giusto partire da loro e anche indirizzata alla pubblicazione di un atlante sportivo di Vercelli, dove tutte queste associazioni avranno visibilità e potranno far vedere tutta l'attività che fanno. Dopodiché, queste associazioni saranno chiamate ad organizzare degli eventi nel 2019 che andranno a calendarizzarsi con gli eventi organizzati dal comune, eventi sia di natura sportiva sul campo, sia di congressi e di incontri a qualunque livello. Voltiamo pagina, sinergie, nuove assunzioni e specializzazione in alcune aree di attività. Sono questi gli obiettivi principali che l'ASL di Vercelli punta a perseguire per valorizzare l'ospedale di Borgo Sesia e fronteggiare le difficoltà crescenti legate alla mancanza ormai sempre più forte anche a livello nazionale di medici specialisti. Obiettivi emersi dal confronto avuto ieri con i sindaci dei territori della Valsesia. In particolare, oltre che procedere all'assunzione di nuove risorse, in particolare infermieri, è stata condivisa l'idea di una collaborazione più ad ampio raggio con altre realtà territoriali vicine al fine di mettere a sistema le potenzialità di ciascuno. L'impegno della direzione sarà dunque quello di dialogare con altre strutture sanitarie per favorire la creazione di una rete di servizi, incrementando l'offerta di prestazioni. Il comune di Gattinara aderisce alla campagna promossa dall'ILT Nastro Rosa 2018, illuminando di rosa le finestre del Palazzo di Città. L'iniziativa si svolge ad ottobre, mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno. Ritengo importante, commenta Daniele Baglione, sindaco di Gattinara, aderire a queste campagne di sensibilizzazione perché è fondamentale conoscere e prevenire il male. I dati dimostrano che battere il cancro sul tempo si può, i tumori si possono prevenire e poi curare. C'erano anche una quindicina di vercellesi, professionisti, rappresentanti dell'associazionismo locale e del mondo del volontariato e anche comuni cittadini al primo dei tre dialoghi transfrontalieri con i cittadini, organizzati dall'Unione Europea in vista delle elezioni del maggio 2019 a cui ha aderito il Centro di Informazione Europe Direct di Vercelli, insieme ad altri sei Europe Direct francesi e tre italiani, Torino, Cuneo e Valle d'Aosta, all'interno di un progetto pilota transfrontalier Francia-Italia. L'incontro si è tenuto a Chambéry e ha visto in mattinata il dialogo in assemblea plenaria tra
con i rappresentanti delle istituzioni europee ed un dibattito finale, mentre nel pomeriggio i 250 partecipanti italiani e francesi si sono divisi in quattro gruppi per discutere sullo Stato dell'Unione, politica estera, sociale e fiscale, tasse e Unione Europea e migrazioni. I risultati delle discussioni saranno la base del prossimo incontro transfrontaliero che si terrà a Bardonecchia nel prossimo mese di febbraio. Ci fermiamo e poi parleremo di sport. La Provercelli si prepara per la sua seconda giornata di campionato di Serie C. Sabato prossimo alle 16:30 al Piola affronterà la Carrarese nel quinto turno. Si attendono le date dei recuperi delle prime tre giornate. Ma torniamo alla vittoria della scorsa domenica contro il Bissola con le parole di patron Massimo Secondo. Venivamo appunto da un lungo periodo di attività, non solo delle amichevoli che sono diverse dal calcio giocato, tra l'altro con la tensione, ripescaggio, giochiamo questa settimana, giochiamo la prossima, che è quanto di più devastante possa esistere per una squadra nel momento della preparazione, non avere certezza di quando si comincia a giocare. Credo che un pochino l'abbiamo pagata questa cosa, però ripeto, l'importante era fare tre punti, hanno segnato tutti e tre gli attaccanti, un applauso particolare a Gerbi, autore secondo me di un'ottima prestazione, ha fatto il gol, ha messo una grande imbucata per Gatto, da cui è venuta fuori poi la prima espulsione nei confronti dell'Albisolo, quindi insomma credo abbiamo diverse note positive, poi l'allenatore dovrà lavorare su quelle incertezze che ci hanno portato prima a subire la rimonta e poi a gestire così la partita quando eravamo 9 contro 11. Il nostro giornale termina qui, vi dà appuntamento a domani, grazie per essere stati con noi, buona serata.